io volevo parlarvi un po' delle regole, di come andremo avanti poi nel mese di febbraio. È un po' amaro parlare di regole nel momento in cui le regole altri le stanno cambiando. Noi stiamo facendo le cose con chiarezza, con trasparenza, come vedrete ciascuno ha il diritto, avrà il diritto di dire la sua, di candidarsi, di fare una proposta, così come per il simbolo, eccetera, eccetera. Mentre altri, proprio in questi giorni, stanno decidendo di cambiare le regole del gioco a gioco in corso. Mi riferisco alla legge elettorale. Il Consiglio regionale della Campania, quello fatto da consiglieri che per 5 anni hanno preso 10.000 euro al mese e che adesso, dopo 5 anni di lavoro, prenderanno una pensione per tutta la vita di 2.500 euro, beati a loro, hanno paura di non essere rieletti, evidentemente. Allora si sono inventati una regola che dice che la soglia di sbarramento viene alzata dal 3% per le liste al 10%. E la vogliono approvare all'ultimo minuto utile. Sapete che a fine marzo scade formalmente il Consiglio regionale, poi probabilmente si voterà a maggio, no? Come è stato detto, però dal punto di vista formale sono in scadenza. Portata dal 3 al 10%, con una però piccola chicca, che se invece ti allei con uno dei loro partiti, cioè con i partiti che già sono all'interno del Consiglio regionale, allora la soglia di sbarramento non è 10 ma è 0, cioè anche con lo 0,9 partecipi alla ripartizione dei seggi con i resti. È un segnale fortissimo di dire: guardate, o vi alleate con noi e noi faremo tante belle liste, gli amici di Tizio, gli amici di Sempronio, i giovani per la Campania, le donne per la Campania, tutte con 50 candidati che vanno a raccogliere i voti nella speranza di fare questo 0,9-1%, e chi invece va schiettamente con un progetto chiaro deve superare il 10. Allora noi ci batteremo contro questa cosa, faremo ricorso, ma diciamo fin da subito che se c'è una norma deve valere per tutti. Io non ho paura del 10%, vogliamo il 10% che valga per tutte le liste, con un migliore coraggio di partire del 10% delle facce che fanno a questo territorio. Voglio vedere come fanno la parola del 10%. Ormai ci ascoltano, ci seguono e quindi sappiamo che questi messaggi passeranno. Peraltro Stefano Caldoro, che avevo sentito per altre ragioni come giornalista del Mattino, quando cambiarono, perché già l'hanno cambiato una volta lo scorso agosto, mi disse: no, abbiamo cambiato solo la norma sul candidato presidente, rimane il 3%, ci serve per evitare che si presentino candidati di destra, di sinistra. Che io gli disse: scusa Stefano, ma in democrazia si possono presentare? No vabbè, ma non è una norma che cambia fondamentalmente la cosa. Dopodiché hanno deciso di cambiarla all'ultimo minuto utile e non glielo faremo fare.